Parte la seconda edizione di Un giorno da Certosino, il progetto di promozione culturale realizzato dalla cooperativa sociale Il Sentiero di Teggiano e sostenuto dalla Regione Campania. Attraverso il video contest denominato Racconta una tradizione del tuo paese in 3 minuti, il progetto ha l'obiettivo di realizzare elaborati video che valorizzino il patrimonio immateriale regionale e che promuovano le singole identità territoriali attraverso storie di cultura locale, con attenzione ai riti, usi, costumi e alle tradizioni legate al cibo, all'artigianato, alla religione, al mondo contadino. Il video contest si rivolge quest'anno non solo alle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche alle associazioni di promozione culturale, ai forum dei giovani e alle Pro Loco della Campania. Il presidente della cooperativa sociale Il Sentiero, Fiore Marotta, ha spiegato che il progetto nasce dalla volontà di mettere al centro della promozione territoriale la Certosa di San Lorenzo a Padova. Siamo partiti da questo straordinario monumento e dalla figura del certosino, ha detto, per accendere i riflettori sul grande patrimonio della Campania, riuscendo a coinvolgere nel 2021 e in un periodo post-pandemico circa 55 istituti scolastici con l'invio di 144 video. Quest'anno abbiamo allargato la platea dei destinatari e ci aspettiamo una partecipazione ancora più ampia. Gli elaborati video potranno essere caricati sul sito ungiornodacertosino.it entro il 3 dicembre prossimo. Sono previsti premi in denaro per i video vincitori, che saranno 3 votati dal web e 3 dalla giuria di qualità. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 18 dicembre presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, dove per l'occasione sarà anche realizzato il laboratorio dei monaci spezieri a cura del dottor Riccardo Di Novella, direttore dell'Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle antiche coltivazioni. Sarà anche possibile scoprire il complesso monastico con le visite della guida turistica Giuseppe Verga.